Marco, buongiorno. Buongiorno. Senti, ultimamente siamo sempre a tavola. A tavola non si invecchia. Ecco, io guardavo una cosa però, che anche oggi non abbiamo fatto prigionieri. È stato mangiato tutto. Esatto, quando le cose sono buone come sono buone quelle che abbiamo mangiato oggi, i prigionieri non se ne fanno. Ecco perché io ti rubo una battuta. Queste due signore, le padrone di casa qui alla Bettola, ci hanno stupito qualche mese fa la Toscana in bocca, ci hanno stupito anche in questi giorni a un filo di pasta. Esatto, ma quando lo stupore, diciamo, continua e ad ogni situazione torna di nuovo, poi alla fine sono conferme. Queste signore si stanno dimostrando particolarmente brave e vanno, a loro va tutti i complimenti che sono necessari per il risultato che hanno ottenuto, anche perché poi i voti che hanno avuto sono voti dati dai loro clienti, sono voti dati da chi ha mangiato, e quindi è un riconoscimento che non è pleonastico, è un riconoscimento vero da chi viene a mangiare alla Bettola e apprezza quello che gli viene dato. Oggi noi abbiamo avuto modo di poterlo sentire e devo dire che ognuno dei voti che i signori hanno preso, che le signore hanno preso, è sacrosanto. Ecco perché poi quando ci sono le classifiche si vincono spesso per la simpatia, per l'amicizia, eccetera. Qui invece sta vincendo la tradizione, perché alla Toscana in bocca hanno fatto furore con il carcerato. Qui hanno rivisitato il Lampredotto, quindi sono i nostri piatti, la nostra tradizione che continua a mietere successi. Certo, rivisti e aggiornati e proposti in modo nuovo, perché personalmente perlomeno il Lampredotto l'ho sempre visto mangiare e mangiato nel modo tradizionale, nel panino. Tutti abbiamo in mente il trippaio piuttosto che il lampredottaio fiorentino. Nella pasta è eccellente e per me è una prima volta, probabilmente è un modo diverso di far mangiare un prodotto che a qualcuno può far storgere anche il naso all'idea, poi magari quando lo sente gli piace e magari non si accorge neanche che è Lampredotto, però dice che buoni sono queste penne. Ecco, qui siamo a San Lorenzo a Pistoia, in una trattoria, secondo me, ma non è un termine spregiativo, è proprio un ritornare alle tradizioni, e le state reinterpretando in un modo che io so di successo, perché siete cercati, turisti stranieri, pistoiesi vi apprezzano sempre di più. Sembrerebbe di sì, perché tutte le persone che sono venute a mangiare poi si sono ricordate del piatto e ci hanno votato. Perfetto, bravo. Ovviamente non c'è soltanto questo, ci sono anche altri piatti. Certo. Quindi dalla classica bistecca ai cantuccini che ho visto e scoperto che fate voi altri. Sì. Cioè tutto quello che noi proponiamo lo cuciniamo noi. Siamo tutti i giorni. Quello di cucinare. Tutti i giorni. Il nostro motto poi è quello che noi siamo donne di casa, non siamo chef. E poi i vostri clienti hanno un difetto, che non lasciano mai nulla nel piatto, quindi c'è un motivo. Fanno anche la scarpetta. Perfetto, allora niente, ci rivediamo Marco alla Bettola o in qualche altro ristorante, perché poi l'offerta a Pistoia sta aumentando e migliorando sempre di più. Siamo anche campanilisti in generale. I pistoiesi, diciamo, sanno fare da mangiare e sanno apprezzare il mangiare, e diciamo, testimonianze come quella della Bettola sono un bel fiore all'occhiello di un territorio che è in grado di mettere a disposizione tanti luoghi dove trascorrere dei bei momenti a pranzo e a cena. Benissimo, allora io saluto Marco Leporatti, ringrazio le massaie della trattoria La Bettola, perché anche esatto, massaie certo, è un termine che secondo me va riscoperto. È un onore essere chiamata massaia. Bene, io vi ringrazio perché c'è qualche penna ancora che mi è rimasta, la vado a mangiare. Ciao e a presto.